Padre, quei meravigliosi figlioli, Padre, che tu hai posto qui sulla terra, Padre, per fare la tua volontà, mio Signore. Grazie, Padre, perché sentiamo la presenza dello Spirito Santo che aleggia in mezzo a noi, mio Signore. Ti chiedo, Padre, di benedire questa giornata, di benedire tutti i miei fratelli, mio Signore, quelli presenti, mio Signore, e quelli che sono rimasti a casa, papà. Ti chiedo, mio Signore, di benedire, Padre, di ungere la bocca del tuo amato figlio, mio Signore, che oggi predicherà, Padre, perché oggi, mio Signore, tu vorrai darci nei nostri cuori un messaggio meraviglioso, Padre, un messaggio di vita, un messaggio, Padre, lucente, Padre, che porta luce, speranza e vittoria nei nostri cuori e nelle nostre vite, Padre. Ti chiediamo, Padre, con tutto il nostro cuore, mio Signore, che ogni cosa che non viene da te, mio Signore, che vuole impedire e ostacolare, Padre, la tua parola e la tua volontà, mio Signore, sia allontanata ora nel nome di Gesù, mio Signore. Benedico ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Vi potete sedere. Buongiorno a tutti. Continuiamo l'atmosfera di adorazione, perché è la cosa più importante. Siamo chiamati a adorare il nostro Signore. Ma prima di questo, chiudiamo i nostri occhi e facciamo una preghiera. Chiediamo al Signore di preparare il nostro cuore sempre di più per ricevere la sua parola, che non viene dalla bocca della sorella Claudia, ma che viene direttamente dal trono di Dio, perché ogni cosa è sempre sottomessa a Lui, ogni cosa deve venire sempre da Lui. Dobbiamo solamente obbedire, lasciare la nostra vita a sua disposizione. Padre, ti diamo gloria, Signore, ti rendiamo gloria, Signore, anche questa mattina, Padre, perché non possiamo iniziare, Signore, la nostra giornata, Padre, se tu non ci sei, Signore, perché tu hai già preparato, Signore, ogni cosa, Padre. Tu hai preparato il sole, tu hai preparato la pioggia, tu sai il perché di ogni cosa, Signore. E in questa mattina, Signore, desidero, Padre, che tu possa parlare fortemente il nostro cuore, Signore. Dai cibo, Signore, l'alimento, Padre, che serve, Signore, per affrontare, Padre, questa giornata, ma anche, Signore, la settimana che sta per iniziare, Padre. Ti chiedo, Spirito Santo, che tu possa guidare la mia bocca, Padre, che tu possa guidare il mio spirito, Signore, perché non voglio niente che non sia da te, Padre. Io oggi voglio condividere con i miei fratelli quello che tu hai messo nel mio cuore, Padre, quello che serve a ognuno di noi. E in questo momento, Spirito Santo, nell'autorità che tu mi dai, Signore, e in comunione, Signore, con i miei fratelli, prendiamo autorità, Signore, di ogni spirito contrario, di ogni spirito di distrazione, Padre. Ogni spirito, Padre, del malvagità, perché non sono benvenuto in questi luoghi, Padre, perché questi luoghi appartiene a te. E allora, Padre mio, invito i tuoi angeli in questo luogo, a fianco di ognuno di noi, Signore. Ti ringraziamo, Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di Dio. Amen. Oggi voglio parlare un qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore ieri. Perché molte volte stiamo bene e diciamo, beh, anche oggi abbiamo fatto. Ma tutto non finisce se non andiamo prima a letto, no? Ma anche quando andiamo a letto, che pensiamo che stiamo dormendo, c'è sempre ancora un combattimento. Perché il mondo spirituale non chiude, è 24 su 24. Molte volte pensiamo, ma vado a dormire, è finita la giornata, è andato tutto bene. So che no, non funziona così.
Il nemico è sempre lì pronto ad attaccarti. E usa sempre le persone che tu ama, usa sempre le circostanze, no? Molte volte, come detto pastore, facciamo dei progetti, ma i nostri progetti non è il progetto di Dio. Ma non fa niente, Lui è sempre nel progetto. Indipendente se cambia delle cose, il progetto è sempre suo, perché è Lui che prepara ogni cosa. Perché prima di pensare, il Signore ha già pensato tutto. E uno di questi momenti sentiva un po' quello che ha detto il pastore. Molte volte il nemico viene a dire delle cose per ti buttare giù, per dire tu non sei così, tu pensa questo, tu non va bene così, e inizia a mettere le cose per ti scoraggiare. Già non basta quello che stiamo vivendo, no? Non basta. Già non basta quello che sta fuori, molte volte anche dentro di casa, anche dentro di mezzo alla famiglia, il nemico cerca sempre di disturbare. Ma Dio è venuto in soccorso subito e mi ha detto: figlia, io sono colui che ti ha amato prima di ogni cosa. Io ti amo. Quindi, prima di pensare quello che pensano gli altri, dicono gli altri, magari pensa tu stesso di te stessa, ricordati sempre che io ti amo così come tu sei. E questo vale per ognuno di voi, perché è Lui che ha disegnato ognuno di noi, con le nostre debolezze, con le nostre falle, no? Lui sa ogni cosa, Lui sa il perché. Ma il Signore dice che il progetto non finisce. Se Lui ha fatto ognuno di noi, sta sempre lì a aggiustare. Un po' come il vaso. Rompe e fai di nuovo. Io mi sento sempre quel vaso, perché io voglio essere il vaso perfetto nella mano del Signore. Fa male? Caspita. C'è qualcuno che è perfetto qui? Nessuno. Perfetto è con Lui che sta nel cielo, che sta nel trono, che guarda ognuno di noi. Ma la sua opera è perfetta, alla parola dice. La sua opera è perfetta. E noi siamo le sue opere. Ma non è di questo che voglio parlare questa mattina. Io voglio parlare di una cosa che fa parte della nostra vita, che fa parte del nostro percorso quotidiano. Parlerò del tesoro. Dove sta il tuo tesoro? Chi è il tuo tesoro? Le persone possono dire: mio tesoro è mio tempo. Il mio tempo è prezioso. Non c'è quelli che dicono così: il mio tempo è prezioso. La mia famiglia è preziosa. Certo, anche la famiglia è preziosa. Ma sentiamo che cosa dice il Spirito Santo da una sorella Claudia, noi i nostri pensieri. Leggiamo il primo verso, pasta, per favore. Non fatevi tesoro sulla terra, dove la cignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassano e rubano. Che cosa sta dicendo il Signore? Dove sta il tuo tesoro? Perché dove sta il tuo tesoro, lì sta il tuo cuore. Che vuoi dire del tesoro? Che tesoro parla il Signore? Qualcuno può dire? Tu sai, pastore, tu non devi dire niente. Il nostro maggior tesoro è Lui, colui che ti ha amato prima. Sa perché? Lui ci ha insegnato l'amore. Nella terra facciamo dei tesori, lavoriamo per avere tesori, è vero? Le cose materiali. C'è gente che vive più da lavorare. Vuole lavorare? Oddio, non è male. Abbiamo esigenze nella terra, siamo nella terra, giusto? Però c'è una cosa, c'è il ladro ruba
quel tempo prezioso, il tempo che tu puoi dedicare al Signore, lui ruba. Ma io ho tesoro, ho tanti tesori, sto bene, non manca niente alla mia famiglia, non manca niente a me stessa, non manca niente a nessuno. Sei sicuro di questo? Magari sta mancando la cosa più importante, la pace, la spiritualità, l'amore. Perché il Signore dice che il tesoro che dobbiamo accumulare nel cielo è l'amore. Ma come posso io avere amore se io non vado dalla fonte? Se io non ho tempo? Perché il mio tempo sto dedicando alle cose di questo mondo. Come posso parlare di amore? Come posso dare amore? Come posso dare amore ai miei maggiori tesori, che sono la mia famiglia? Se io ancora, molte volte non so che cosa significa l'amore. Amare non è lasciare, no, non lascio mancare niente alla mia famiglia. Non manca il cibo, non manca da vestire. Certo, quello è un compito che il Signore ti ha dato, prendere cura della famiglia, no? Ma il Signore dice che c'è una cosa che è più importante di ogni cosa in questa terra, l'amore. E stiamo dando amore alla nostra famiglia. Ora stiamo vivendo in un momento che tutti parlano di Covid. Io mi sono stancata di parlare di questi Covid. Però dobbiamo parlare, perché purtroppo fuori stanno persone che non conoscono il nostro Dio ancora e che sono scoraggiate e che non sto morendo di Covid, ma sto morendo di depressioni, oppressioni, paura, e queste sono le grandi bestie, e quelle uccidono di più dei Covid. Persone che stanno togliendo la vita perché dice: io non ce la faccio, ho perso il mio lavoro, ho perso la mia impresa, e tolgono la vita. E lì il Signore dice: dove sta il tuo cuore? Perché dove sta il tuo cuore? Dove sta il tuo pensiero? Lì sta il tuo cuore. I tesori di quelle persone sono l'impresa, sono il loro lavoro, le loro difficoltà. È difficile. Non possiamo giocare, non è un giudizio. Ma io mi sento anche un po' in colpa, perché dico: Signore, io voglio fare di più, io voglio portare anche, Signore, la tua parola anche a queste persone. Perché è triste sapere che uno muore perché non conosce il Signore. È triste. E noi siamo chiamati a portare la buona novella a queste persone. Noi siamo chiamati a pregare per queste persone, perché la parola ci insegna, no? Se c'è qualcuno malato, vai, chiama gli anziani e va a pregare. Se c'è qualcuno oppresso, se c'è qualcuno che ha la paura, che è scoraggiato, vai, tratta queste persone. Ma molte volte stiamo così preoccupati con noi stessi, siamo così preoccupati con i nostri problemi, che dimentichiamo che fuori c'è un mondo ancora. Non basta stare a casa nel caldo e pregare. Non basta. Non basta. Non basta, Chiesa. Dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. Dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. Ieri parlavo con una sorella e lei mi diceva: oggi sono andata a fare le spese, sono andata un po' in giro e io ho visto tanta tristezza, tanta oppressione, tanta angoscia. E è vero. Io non lo so voi se vedete queste cose, ma noi siamo chiamati a vedere queste cose, perché dobbiamo avere il cuore di Cristo, dobbiamo essere sensibili alla sofferenza dei fratelli. Dobbiamo essere Chiesa. Perché il Signore dice: se tu non ama chi vede, come può amare a me che non vede? I discepoli prima di noi hanno visto con i loro occhi.
E molti anche così hanno vacillato, hanno sbagliato e avevano lì vicino. Quanti di noi oggi dareste il nostro più grande tesoro per essere vicino a Gesù? Quanti? Noi amiamo Lui che sta nel cielo, abbiamo sede e fame di Lui, è vero? Ma se Lui era qui ora, Lui è ora qui con noi. Qualcuno sente? Io sento, è qui con noi. Noi non vediamo, giusto? Ma Lui c'è. Ma noi stiamo cercando sempre Lui? Riusciamo a vedere sempre Lui o vediamo solo quando veniamo in chiesa? Solo quando veniamo in chiesa siamo uniti? Questo è il luogo santissimo? No, è un luogo santo. Il luogo santissimo è dentro del nostro cuore, perché è lì che Lui c'è. Ma continuiamo con verso. Ma fatevi tesoro in cielo, dove nem... Abbiamo letto queste passo. Avanti. Perché dove c'è... Dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore, gli abbiamo detto. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore dell'esercito. Io li risparmierò come risparmia il figlio che lo serve. Vai avanti, pasta. Le dissi: datevi pace, non temete. Il vostro Dio è il Dio del vostro padre. Hai messo un tesoro nei vostri sacchi. Ho avuto il vostro denaro. E fate scannire Simeone, lo conduce da loro. Finito. Io questa mattina non voglio parlare più di tanto, perché non sto qui per predicare, non sono un predicatore. Io condivido solo quello che il Signore mette nel mio cuore. E non c'è cosa più preziosa. Io questa mattina voglio invitare i fratelli a andare nei cieli, a prendere quel tesoro. E fate tesoro di quello che è Lui. Diamo amore ai nostri familiari in quanto loro sono vicini a noi. La parola di Dio insegna anche che noi dobbiamo onorare padre e madre. Perché molte volte il nostro tesoro è vicino a noi, no? Il pastore parlava di un specchio. Molte volte vediamo solo quel specchio che vogliamo vedere noi. Vogliamo vedere noi stessi. Vediamo i nostri difetti. Però lo specchio che il Signore vuole vedere questa mattina è il specchio che riflette Lui. Quando guardi il tuo specchio, vedi, Signore? Noi dobbiamo vedere, no? Dobbiamo vedere il Signore. Ogni giorno Lui ci insegna. Ogni giorno. A essere più simili a Lui. Dobbiamo assomigliare sempre di più al Signore. Ma quello che è bello, e diceva il pastore, io non mi stanco di parlare dei Suoi comandamenti, che il più importante è amare. Questa mattina io non mi stancherò di parlare di amore, perché l'amore sta nei piccoli gesti. Lui ha fatto un gesto grandissimo per noi, ha fatto Lui quel sacrificio di andare in quella croce per me e per voi. Un sacrificio d'amore. Ma tu immagina il padre che hai dato tuo unico figlio, per amore di noi, e noi ancora non ci sentiamo amati? C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non inquadra. Se il Padre è in noi, perché non riusciamo a sentire questo amore?
Dove stanno i nostri pensieri? Dove stiamo conducendo la nostra vita? A pensare solo di quello che stiamo vivendo in questo momento? O viviamo pensando nel futuro? Perché c'è gente che pensa nel futuro. No, io lavoro, voglio fare di tutto per pensare domani, perché domani non si sa mai, no? Ma il Signore dice, lascia ogni giorno al suo affanno. Il futuro appartiene a Lui. Io devo vivere oggi, io devo amare oggi, io devo abbracciare oggi. Ma c'è Covid fuori. A casa mia io posso abbracciare la mia sposa, mio sposo, i miei figli, la nonnina se sta a casa, il nonnino. I piccoli gesti, una parola. Gesù ti ama. C'è il regalo bello di sapere già la mattina presto Gesù ti ama. Non serve un fiore, non serve il caffè a letto, basta dire a tuo compagno, a tua compagna, Gesù ti ama. Ehi, amore, andiamo a parlare con papà. Vuoi dare un regalo più bello a uno che ama servire il Signore? Prende per mano e dice, ehi, andiamo lì nel luogo santissimo. Non serve portare a Parigi. Io amo andare nel luogo santissimo. E quando vado con i miei fratelli che facciamo una escursione tutti quanti, ma do più bella ancora. È vero? È un bellissimo viaggio. Venerdì abbiamo fatto questo viaggio, vero? Io non volevo tornare più. Ma sono tornata oggi per dire che domani c'è ancora. Ma dobbiamo partire oggi. E torniamo settimana prossima, va bene? Facciamo così, venerdì torniamo. E poi partiamo di nuovo. Staremo sempre in viaggio. Torniamo per partire. E non è un scherzo. È una verità. È una verità. Possiamo toccare il cielo con le nostre mani se vogliamo. Sa perché? C'è un mediatore dentro di noi. C'è un mediatore. Basta dire, Spirito Santo, voglio vedere papà. Vieni, andiamo. Vieni, subito. Non chiudere bocca. Ma come ogni viaggio, prima di partire, cosa dobbiamo andare? Da quelli che controllano. È vero, pastore. Oh, Dio Santo, fai vedere i passaporti. Fa vedere che cosa c'è nel tuo bagaglio. Che cosa abbiamo nelle nostre valigie, ragazzi? Stiamo portando cose buone? Siamo, è vero? Diciamo sì. E se noi stiamo ancora, faremo. Faremo. C'è tempo ancora. C'è tempo. Il Signore ci sta dando ancora tempo di ravvedersi, riconciliarsi. Il Signore sta dando ancora tempo. Quando apriamo i nostri occhi, guardiamo e ci dice, oddio, un'altra opportunità. Stiamo prendendo questa giornata come un'opportunità o stiamo sprecando? No, oggi vado a mangiare la lasagna, pasta al forno, vado a casa di mamma, già lo so che mi dirà farà la testa così. E dopo, Madonna, non possiamo andare neanche al centro commerciale. Cosa? E ci arrabbiamo. Ma andiamo a guardare la TV. Oggi c'è quella là, da Ursa là. Madonna. È così? Affrontiamo così la nostra giornata? Invece no.
Oggi vado a glorificare il Padre, mi alzo la mattina anche se ho dormito poche ore, perché la notte c'è quello che non dorme, no? Vado a glorificare papà mio, vado a condividere le benedizioni con i miei fratelli, poi vado a casa a offrire il culto a lui. Perché quando stiamo riuniti nelle nostre tavole, ragazzi, non è per stare con il telefonino, non è per stare guardando la vita degli altri. Tu immagina Gesù con tutte quelle 12 persone a tavola, tutti quanti avevano il telefono. Sì, mi dice Gesù. No, ora non posso. Oddio. Nella nostra tavola sta Gesù. Sta Gesù nella nostra tavola. Perché se non sta Gesù nella nostra tavola, è normale che stiamo con telefonino, stiamo a pensare ai problemi, stiamo a guardare la vita degli altri. Ma se Gesù è nella nostra tavola, non c'è tempo per pensare altro. Ma so di gioire. Anche con Giuda. Cioè Giuda non fa niente, gioiamo anche con lui. Gesù ha amato anche Giuda. Fino alla fine. Non è stato Gesù a non amare Giuda, è stato Giuda che è sbagliato con Gesù. Ma Gesù fino alla fine dice, Giuda, Giuda, dai che io ti amo, dai. Ma quello stava pensando nei tesori. Stava pensando nei tesori di questa terra. Hai tradito il suo grande amore. Hai tradito. E ogni volta che mettiamo ogni cosa nel posto del Signore, o facciamo qualcosa che fa male a un figlio suo, stiamo facendo la stessa cosa che ha fatto Giuda. La stessa cosa. E spero che dall'altro lato sia una persona come Gesù. Spero. Perché se dall'altro lato non c'è una persona che c'è il cuore di Gesù, tu hai sbagliato due volte. Una con te stesso e una con Gesù. Ma questa mattina, prendiamo quel tesoro. Signore, la prima moneta che voglio è l'amore. La seconda è perdono. La terza, perdonare. E poi, sapete voi quello che serve a ognuno di voi. Non lo so. A me mi serve tante le monetine della pazienza. Quella sì. Perché l'amore c'è tanto da dare. Tanto. Molte volte non diamo l'amore perché... Una volta dall'altro lato la persona basta parlare di questo Gesù e io posso dare solo quello che ho. Il mio maggior tesoro è Gesù. Io non posso fare di meno di non parlare di Lui. Devo parlare di Lui. Hai parla solo di questo Gesù? Sì, perché io respiro Gesù, io mangio Gesù, io durmo Gesù, io vivo Gesù. Molte volte mi sbaglio, certo, sbagliamo tutti, chiesa. Sbagliamo tutti. Ma il Signore dice nella sua parola che c'è una cosa che vince ogni cosa, che è l'amore. E allora prima di giudicare il tuo fratello che sbaglia, d'amore. Non vuoi insegnare? Insegna da amore. Dove non arrivi tu, arrivi il Signore. E allora questa mattina andiamo a prendere quel tesoro che sta nel cielo. Perché io non voglio niente di questa terra. Non porteremo niente di questo. E il vestito che sto addosso non porterò. Della povera vengo, della povera ritorno. Nudi andiamo. Anzi, questo corpo rimane
perché di questo corpo serve solo una cosa, lo spirito, l'anima. Stiamo prendendo cura? Stiamo prendendo cura dei nostri cuori? La parola dice che il nostro cuore è essenziale. Dobbiamo custodire il nostro cuore, è il nostro tesoro, è il tempio dello Spirito Santo. Come sta il tuo cuore? Malato? Come sta il tuo cuore? Vuoto? Questa mattina è il momento di riempire del Signore, della gioia del Signore, di riempire dell'amore del Signore. C'è la radice di amarezza, taglia, brucia, brucia, brucia. Tagliamo male dalla radice. Che cosa sta facendo male? Non riesce a guardare in faccia il vicino? Guarda con gli occhi del Signore. Non riesce a perdonare il socio, la suocera, il vicino? Ai. Vai con il Signore. Vai con Lui. Vai con Lui. Papà, da solo non ce la faccio. È più forte di me. Mi hai ferito tantissimo, Signore. Ehi, figlia, vieni, andiamo. Prendi per mano, vai. Vai. Ce la fai. Con Lui ce la faremo. Con Lui possiamo ogni cosa. Con Lui. Con Lui che ti ha amato prima. Dimenticherò più questa parola. Con Lui che ti ha amato prima. Ce l'hai questo verso, pastora? Mi puoi cercare, per favore? Leggiamo il contesto. Lui non tradisce mai. E beato quello che confida in Lui. Beato con Lui che ascolta la sua voce. Beato con Lui che vuoi ricevere sempre di più da Lui. Noi siamo beati perché abbiamo il Signore con noi. Noi siamo beati, Chiesa. Noi abbiamo il tesoro più grande. Noi abbiamo il tesoro più grande. Non perdiamo questo tesoro, Chiesa. Non perdiamo questo tesoro per niente di quello che offre il mondo. Io non so se ricordate il passaggio che Gesù è stato tentato, no? Dove Satana dice, vedi, te lo do tutto questo. Molte volte è così che il nemico viene da noi. Ci do questo, ci do quell'altro. Ci do, che cosa ti serve? La macchina? Te la do. Che cosa ti serve? Una casa grande? Te la do. Che ti serve? È pronta a dare, no? È cosa materiale, folle a dare. Ma dopo c'è un prezzo. C'è un prezzo da pagare. Ma il nostro Signore no. Questa mattina ti sta dicendo, è tutto suo. È stato tutto pronto. Il tuo maggior tesoro sta anche nel cielo. C'è un passaggio che dice nella Bibbia che il Signore ha preparato un luogo santissimo per noi, no? Dove le strade sono di pietre preziose, no? È bellissimo. E noi stiamo a pensare a quello che stiamo vivendo qui. Trovate il verso, pastora? No? Sta cercando il pastore. Hai trovato? Gloria a Dio. Alleluia. Leggiamo. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma odio suo fratello,
è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che hai visto non può amare Dio che non hai visto. C'è poco da dire, no? Questo è il comandamento che dobbiamo, che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ama anche suo fratello. Mamma mia, qua è forte, qua è forte, è forte. Ma io non riesco a amare mio fratello, mi ha fatto male, mi ha dato un calcio, mi ha fatto male. Oddio. Pastore. Amalo. Ma non ama come ama il mondo, ama come ama Dio. Perché l'amore non è quell'amore che possiamo immaginare, è un amore come ama Dio. Un amore senza pregiudizio, senza giudizio, senza pretesa. Non aspettare dell'altro quello che tu non puoi dare. Non aspettare. Se io non do amore, posso ricevere amore. È giusto? E qua entriamo in quel passo dove parla del terreno che dobbiamo sempre seminare. E sta seminando amore. Otto giorni il pastore ha detto, semina nel regno di Dio. Giusto, pastore? Stiamo seminando nel regno di Dio? Eh? Stiamo andando delle vedove? Stiamo andando degli orfani? Eh? Stiamo portando amore? Non posso, c'è il COVID. Finché può. Prendi il telefono. Ehi, Cisia, come stai? Sta bene? Gesù ti ama. Quante la mattina vuoi ascoltare una parola di incoraggiamento, di amore? Tutti, giusto? E allora quello che tu vuoi, dai prossimo. Dai tuo prossimo. Io voglio l'attenzione. Ma sta dando attenzione alle persone che affianco a te. Io voglio amore. Sta dando amore alla tua compagna, al tuo compagno. Eh? Ma no, qua non c'è più pazienza. E tu, che cosa sta combinando? Aspetta la pazienza. Qua iniziamo quel discorso che parla un po' Adamo e Eva. Eva mi ha fatto peccare. No, è stato Adamo, la serpente che è venuta da me. Noi facciamo così nella nostra vita. Diamo sempre colpa a qualcuno. È così, Chiesa. Guardiamo a noi stessi. Guardiamo dentro di noi questa mattina. Signore, mi fai vedere il tuo amore. Perché molti stanno cercando di vedere la gloria di Dio. La gente sta pensando prima nei doni, nei miracoli. C'è gente che avvicina a Dio non perché ha bisogno solo di amore, ma sono abituato solo a chiedere, a chiedere, a chiedere. Io voglio, io voglio, io voglio. Io voglio questo, io voglio quell'altro, io voglio, 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 voglio. Ma tu cosa stai offrendo? Cosa stai dando tu? Allora questa mattina papà ti darà, perché lui non chiede niente, lui dà. Sì, lui ti dà. Vuoi amore? Darà amore. Cosa ti manca? Ti darò io stesso. Perché lui dice, prima ancora che...
che apri bocca, l'ho già fatto. Prima che venga nella tua mente i tuoi pensieri, io già ci ho pensato tutto. Abbiamo detto questo già all'inizio, vero? E così è, Chiesa. E allora andiamo da papà questa mattina. Papà, io voglio sentire amata oggi. Perché io voglio dare questo amore, Signore. Dammi di più, di più, di più. Perché non basta. Non basta per perdonare. Non basta per affrontare la mia giornata. Non basta per combattere con quel nemico che io non vedo, Padre. Perché l'amore è certezza. Quando è andato in quella croce, hai vinto la morte. Hai vinto le nostre debolezze e portato i nostri peccati. E è questo stesso amore, con questa stessa certezza, che andiamo a prendere quella fede per andare avanti. E faremo ora, buttando per terra tutte le nostre debolezze, buttando per terra tutte le nostre insicurezze, le nostre paure. Non avere paura di andare da Dio. Mai, mai. C'è gente che ha paura di andare da Dio. Ma io non posso perché io sono peccatore. Io non sono degna. Madonna, quando sento questa parola io non sono degna. Padre. Allora, Padre, quelle persone che non si sentono degne di andare da te, fai sentire, Padre, che tu hai reso già degno, Signore. Che tu hai già lavato, Signore, con tuo sangue, Padre. Il sangue che è stato versato per amore. Ti ringraziamo, Signore, per anche questa parola, Padre. Ti entreghiamo, Signore, questo culto, Padre, ma che possiamo portare, Signore, il tuo culto alla nostra casa, Padre. Il tuo amore, Signore, non può mai allontanare da noi, Signore, perché noi non possiamo negare mai il nostro Creatore. Tu fai parte di noi, Signore. Tu fai parte del nostro DNA, Signore. Il nostro DNA è in te, Signore. E in questa mattina, papà, vogliamo andare da te, Signore, e dire: io ti amo perché tu mi hai amato prima, Signore. Alleluia, Gesù. Amen. E allora...